questo sul piano della cooperazione internazionale, ecco, se mi consentite di esprimere appunto questi termini, e sul piano ecumenico, molto molto importante quello per cui viene fatta una celebrazione qui nella Chiesa di Sant'Oliva, di cui ci parla Padre Saverio Orrende. Allora, di chi si tratta? Sì, stasera abbiamo il piacere di celebrare i 75 anni di fondazione delle piccole sorelle della Presentazione di Maria al Tempio che vengono dal Congo, precisamente dalla diocesi di Butembo. E allora, cerchiamo quindi di approfondire il significato, la valenza che ha il rapporto tra la società alcanese, diciamo, e questa realtà congolese. Il rapporto è veramente straordinario anche perché ogni vocazione è in funzione di una missione, cioè si è dei chiamati e queste suore che vengono dall'Africa e direi dalla parte più povera dell'Africa perché sono vicino alla foresta, con tanta forza e con tanto coraggio si stanno espandendo proprio per portare il messaggio cristiano qui da noi, dove le realtà sono più povere, dove le realtà sono più bisognose di sostegno e di aiuto, e specificamente qui ad Alcamo opero nella casa del riposo del Mangione in via Florio. Quindi quante sono complessivamente? Ma complessivamente l'istituto si è moltiplicato veramente in maniera straordinaria, perché 75 anni già sono un centinaio di suore, quindi veramente alla grande. Però la cosa più importante è che si sono espanse qui in Sicilia in tante diocesi. Anche nella nostra diocesi sono presente perché qui ad Alcamo sono 5 suore che operano lì al Mangione. E mentre ascoltiamo lei, Padre Saverio, io sto facendo vedere delle immagini che gentilmente ci avete fornito, che testimoniano la realtà, le attività che vengono svolte appunto in questi luoghi che geograficamente possiamo considerare così lontani, ma che dovremmo sentire effettivamente più vicini a noi oggi che in questa società in cui viviamo. Probabilmente c'è ancora molta insensibilità verso certe problematiche, che riguardano il mondo. Ma tutti, guarda, siamo vicini quando incontriamo una difficoltà, una persona bisognosa e andiamo incontro, perché nell'amore siamo tutti primi. Quando riusciamo a fare qualcosa che siamo capaci di fare, la realizziamo, siamo i primi. Madre Teresa di Calcutta diceva, se io incontro un povero, se io incontro una persona bisognosa, uno che sta dormendo sotto un ponte, me lo porto a casa e gli faccio fare una doccia, gli do da mangiare, lo faccio vestire, parliamo la stessa lingua, perché parliamo la lingua dell'amore, quindi già ci comprendiamo perfettamente, anche se siamo di una nazionalità diversa, se quello che la lingua parlata non si comprende a primo acchito, si comprende però il rapporto vero, il rapporto sincero che deve animare sempre ogni persona limpida che va incontro al suo fratello, che si chiama amore. Il nostro Dio sa fare una cosa sola, amare. Sono state realizzate in concreto delle opere in Congo che effettivamente chi ci ascolta dovrebbe conoscere. Quali sono? Ma sono state realizzate delle opere perché queste suore, che naturalmente non conoscendo l'ambiente hanno bisogno di appoggiarsi e appoggiarsi a qualcuno che le sostenga, hanno trovato qui terreno fertile a Sant'Oliva. Devo dire delle persone veramente belle, delle famiglie generose, hanno adottato queste suore al momento della loro professione solenne. Per cui li chiamano addirittura mamma, papà, per tutti i loro bisogni, le loro necessità. Quindi questo rapporto bello ci ha portato anche a una conoscenza del loro ambiente, delle loro necessità in senso più vasto. Per esempio abbiamo realizzato un allevamento di polli perché lì quando muore una mamma, e là tante donne, tante mamme muoiono di parto, il padre uccide anche il figlio, anche il bambino. Allora cosa succede? Queste suore hanno pensato di realizzare una casa dove accolgono queste bambine. Attualmente ce n'hanno una quarantina e allora ci hanno chiesto: ma potete voi fare qualcosa che possa sostentare queste bambine? E ho detto a disposizione. E ho voluto fare questo anche in memoria di mio nipote Vincenzo, perché queste bambine potessero avere da mangiare e la carne con i polli e le uova. Poi mi hanno detto: possiamo fare un'incubatrice che possa continuare a moltiplicare questo allevamento? Facciamo anche quello.
Quindi man mano che loro ci hanno manifestato delle esigenze, con sacrifici, con spirito di disponibilità, di amore, veramente di vicinanza a chi ha un bisogno maggiore di quello nostro, quindi praticamente tutto questo fa bene prima di tutto a noi che a loro, perché siamo noi che abbiamo la possibilità di andare incontro a chi non ha nemmeno l'indispensabile, nemmeno da mangiare. Abbiamo anche poi realizzato un piccolo ospedaletto, meglio un pronto soccorso, perché avevano loro realizzato un ospedale e lì i facinorosi teppisti che vanno girando per rubare tagliano addirittura le teste con i macete, rubano i soldi, fanno di tutto, hanno incendiato quell'ospedale dove c'era una giovanissima suora medico ed è morta lì bruciata all'interno di quell'ospedale. Quando abbiamo saputo questo, allora tutte le televisioni ne hanno parlato, ha suscitato clamore questo fatto. Noi abbiamo saputo questo e abbiamo realizzato un piccolo pronto soccorso così con quei proventi che abbiamo potuto mandare a prima cosa. Anche adesso, per esempio, stasera in parrocchia abbiamo raccolto qualcosa, per cui anziché fare dei regali vuoti pensiamo di mandarli direttamente a loro, alla Madre Generale, perché possa realizzare qualcosa che loro può essere immediatamente utile. Si tratta di temi che veramente ci lasciano senza parole, sono situazioni tremende, ecco, venire a conoscenza, per chi non sapesse ancora di queste notizie, di queste cose così terribili, e certamente fa male al cuore. Oggi come oggi, in questa nostra società che rischia di andare alla deriva su tanti fronti, allora diventa difficile riuscire a dare i messaggi migliori ai giovani. Comunque la Chiesa ci prova sempre, cerca insomma di essere presente, questo è già molto importante. Sì, verissimo tutto questo, conosciamo poco dell'Africa, anche se il domani veramente è dell'Africa, in tutti i sensi, sia per le loro possibilità come persone, come numero, come discorso economico, come realtà di quello che produce la loro terra, i minerali e tutto quello che naturalmente noi stiamo utilizzando. Questo popolo che è così umiliato, così abbandonato, così fuori da ogni nostra realtà che chiamiamo moderna, di progresso, ha bisogno di aprire gli occhi e guardare a quella che è la realtà che ci aspetta il domani. Il Papa è stato fortissimo in questo tempo in cui il Papa non fa altro che parlare delle guerre che devono smetterla, finirla con tutte queste lotte. Ha citato ultimamente più volte l'Africa dicendo: non dimentichiamo l'Africa, pensiamo a quello che l'Africa rappresenta, a quello che per noi è il domani di questo popolo che è destinato, è la testimonianza di queste suore. Noi siamo in grande declino, le nostre parrocchie hanno veramente l'abbandono, sacerdote con 2-3 parrocchie, le suore è qui ad Alcamo. Praticamente ormai sono loro, perché le oblate che avevamo qui in parrocchia hanno grosse difficoltà e quelle che sono venute in matrice, che sono diciamo così in questo momento ad Alcamo, hanno fatto addirittura la loro casa generalizia, ma poi sono rimaste praticamente i due monasteri di Badia Nuova in via Commendatore Navarra e di Santa Chiara nel Corso. Tutti i monasteri, tutto quello che era il passato, quello che erano le suore, gli istituti, non li abbiamo più. Sono loro che, con il loro numero, con la loro attenzione e con il loro amore, il fondatore diceva loro: non dimenticate la povertà, sostenetevi col vostro lavoro, andate incontro ai più poveri. Guarda, io ho visto delle scene al Mangione che non possono non commuoverti e non dire quanta attenzione hanno al piccolo, al debole. Ho visto qualcuno dei vecchietti col naso che cola e una sorella tirar fuori il fazzoletto, asciugarle il naso col proprio fazzoletto, rimettere in tasca e abbracciarlo. Io non so chi farebbe un gesto di questo. La mamma certamente ne riguarda il proprio bambino, ma non di più. Queste sore lo fanno con i piccoli, che sono gli anziani, che sono i vecchi che mettiamo nelle case di riposo quasi a posteggiarle, perché le nostre famiglie ormai dicono che sono diventate un peso. Così come siamo prese dal vortice della vita, dal correre, l'anziano è diventato scomodo, mentre dobbiamo sapere che dove tagliamo le radici, dove l'acqua viene tagliata alla sorgente, tutto secca e tutto finisce.